Ah, raga, è sera, quindi accontentatevi di sta luce di merda in faccia, poi vi porterò pure un'altra luce. Comunque, prima di iniziare a parlare della partita, e giuro che mi so parecchio incazzato, ma ne parleremo dopo. Volevo dirvi una cosa: per chi mi ha seguito per i pronostici della Champions League, è andata molto bene. Napoli-Real Madrid avevo consigliato segni a casa per la quota facile presa. Gol, entrambi squadre segnano media presa. Difficile, 1-2 più gol, entrambi squadre segnano presa. Per Arsenal-Bayern Monaco mi è saltata solamente la quota facile, che era under 2,5 ospite. Ho preso la quota media x2 e la quota difficile 2 secco del Bayern Monaco. E Barcellona Paris Saint Germain avevo detto under 1,5 ospite e under 1,5 è stato, quindi presa. La media era 1 secco del Barcellona, preso. La difficile era 1 secco del Barcellona con almeno 2 gol di scarto, presa. Infine Borussia Benfica avevo detto per la quota facile 1 secco del Borussia, presa. Per la quota media almeno 3 gol presi. Per la quota difficile almeno 3 gol del Borussia, presi. Quindi ragazzi, insomma, è andata bene. Abbiamo sbagliato solamente una cosa su 12, quindi quasi sicuramente almeno il 90% di voi che hanno giocato hanno vinto dei soldi, quindi sono contento di averli fatto vincere. Fatemi sapere qui sotto se avete vinto. Detto questo, io ho visto la partita. Premetto che io ieri mi sono incazzato tantissimo sui post di Facebook. Ma perché voglio dire una cosa? Premetto una cosa importante: a me il Barcellona mi sta simpatico, mi sta molto simpatico, e non posso vedere il Real Madrid. È una cosa mia, ragazzi. Cioè, praticamente il Barcellona per me è una faccia della medaglia, il Real Madrid è l'altra. Così funziona. Mentre il Paris Saint-Germain non lo stimo affatto, semplicemente perché reputo il Paris Saint-Germain una squadra costruita solamente con i soldi, a differenza del Barcellona, che sì, ci mettono i soldi, però c'è anche un progetto dietro. Quindi per me, tra Paris Saint-Germain e Barcellona, qualora fosse uscito poi il Paris Saint-Germain, sarei stato molto molto contento. Che succede? Finisce 6-1. Finisce 6-1 innanzitutto per un problema grande. Problema grande, ragazzi, l'allenatore del Paris Saint-Germain, che è stato definito Mister Coppa da tutti, Mister Coppa, perché ha vinto 3 coppe di fila col Siviglia. Voglio sapere 3 coppe di fila col Siviglia come le hai vinte? Con i punti? Con i punti del latte? Perché figlio mio, dopo aver fatto 4-0 in casa contro il Barcellona, ragazzi, contro il 4-0 in casa, alleni il Paris Saint-Germain, non alleni il Siviglia, alleni il Paris Saint-Germain, non alleni la Roma. Oh, la Roma 4-0 all'andata, dici? Vabbè, insomma, 4-0 all'andata. A ritorno mi metto in difesa pure io. So tifoso, entro in campo, mi metto lì come un crocifisso, come Gesù in porta, cercando di fare un catenaccio, ci sta. Ma sei il Paris Saint-Germain, hai Di Maria, hai Verratti, hai Cavani, hai Marquinhos, che ha fatto cagare, ma lasciamo stare. Hai dei giocatori, hai Matuidi, dei giocatori che ti invidiano in tutta Europa e tu fai il catenaccio sul 4. Ma poi non era un ragazzi, io ti giuro, mi veniva il nervoso, ma poi mi è venuto il nervoso per l'arbitro, ma ora ne parleremo, una cosa inguardabile, ma mi veniva il nervoso, ho fatto anche qualche stato contro sto stronzo, mi veniva il nervoso perché tu non puoi nemmeno pensare di fare un catenaccio in 11 dietro la palla. Il Barcellona in difesa non è chissà che, non è, parliamoci chiaro, non è chissà che. Il portiere Ter Stegen fa un sacco di cappellate, Piqué, Umtiti, non so sa chi sbaglia di più. Piqué era forte al tempo, mo' si è un pochino rincoglionito. I terzini, lasciamo sta, c'è cioè il Jordi Alba, vabbè, ma regà, 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 poi mi sono proprio cascato. Io dico, allora, voi mi dite, sì, ma dopo un vantaggio 4-0 tu vai a Barcellona a giocare al Camp Nou, che fai? Tutto in avanti? No, assolutamente. Ma il Barcellona non ha una gran difesa, tu te la giochi in avanti? Come finisce se te la giochi in avanti? Come si è giocata a Manchester City Monaco? Come finisce? 8-4? C'hai Cavani, che è una delle prime punte più forti al mondo. Ma giocatela in avanti. Ma che, poi non dico, io non dico di giocartela proprio aperto, cioè non dico giocare magari con 3-4-3, no, assolutamente, ma giocatela, che ne so, con un 4-4-2 più accorto, giocatela con una squadra che magari va in ripartenza con 3-4 persone, magari però resta anche dietro quando c'è da coprire. No, no, ragazzi, no, giocava con il 9-0-1, corporo Cavani da solo, e corporo Cavani, solamente il corporo Cavani per far vedere quanto è forte la difesa del Barcellona, sono riusciti a fare un gol, a prendere un palo, a mangiarsi due gol davanti alla porta, e comunque c'era forse anche un rigore per il Paris Saint-Germain, un'espulsione netta, non data per Piqué, per farvi capire, con una punta e 9 difensori. Oltre a questo, io sinceramente da persona che guarda il calcio posso esprimermi, perché comunque come voi, per gli allenatori è diverso. E te Emery, che sei andato a Barcellona, perché è vero che è vero del culo, è vero, però che sei andato a barare del Barcellona e poi hai detto siamo stati cacciati fuori per colpa dell'arbitro, che per me è vero, verissimo, perché ieri ragazzi, cioè oggi in realtà, voi lo vedrete domani, l'arbitro fa partita di merda, tu non puoi dirlo, perché sei andato a giocare a Barcellona con il 9-0-1, 9-0-1, sei il Paris Saint-Germain. Io non dico, io ribadisco, non dico di
giocare avanti, ma è il 9-0-1, ma come ti salta in mente? Io impazzisco. Ma come ti posso veramente saltare in mente di fare un catenaccio quando c'hai Di Maria, c'hai Verratti? Io, il catenaccio non è il ciolito, io sì, il ciolismo, molti mi dicono, ma il ciolo Simeone ci arriva in finale di Champions, non è questo. L'Atletico Madrid se chiude e riparte, loro chiusi a spazzavano, il Barcellona c'ha i tiratori. Comunque, a parte questo, io sinceramente questo non lo reputo un miracolo, ma non per nulla, complimenti al Barcellona, sono passati, hanno fatto una gran cosa, ma non lo reputo un miracolo. Perché? Perché tu non mi puoi dire che, allora, dopo mezz'ora espulsione netta, nettissima, ragazzi, di Piqué, che fra l'altro ce n'era anche uno dopo sempre di Piqué, ha provato in tutti i modi a farsi buttare fuori, non gliel'ha fatta perché l'arbitro non l'ha cacciato, dovevi cacciarlo via, fa giocare il Barcellona un'ora senza Piqué e tu fa 4 o 6 gol, dipendeva poi ovviamente dal Paris Saint Germain, per passare in 10, ah, regà, dai. E poi ovviamente sì, sei un coglione, te meriti le cinghiate sul culo, perché Paris Saint Germain, dico, perché comunque in vantaggio dei 4 sei andato a far catenaccio, hai preso 6 gol e ha preso 3 gol negli ultimi 2 minuti là, cioè 2 minuti di recupero, hai preso 3 gol, quindi sei un coglione, te meriti proprio le cinghiate sul culo, ok. Però non è possibile che tu sul 4-1, io su questo sei caso, poi mi è stata una buffona, perché sul 4-1 che il Paris Saint Germain si sta difendendo, a me mi sta sul culo, ribadisco, il Barcellona mi piace, ma il Paris Saint Germain si sta difendendo anche bene attualmente, anche se sta perdendo 4-1, stava difendendo bene. Suarez ti si butta, ah, raga, vi fermo subito perché qualcuno ha detto, ma non hai visto? Anche Graziano Cesari ha detto che il rigore era netto, il secondo rigore. Allora, raga, va bene, io vi faccio vedere una cosa. Aspetta, questo è rigore netto, ecco qua. Ve lo faccio rivedere, ecco qua, rigore netto, lì, vediamo un po'. Che rigore netto, raga, guarda, addirittura qua non mi metto a fuoco. Addirittura, se notate bene il rigore netto, si può notare come Suarez prima dica, oddio, aspetta, mi devo buttare, si tocca la capoccia e poi si tocca tipo, non so, il collo, per dire, oddio, ma dove mi tocco? Dov'è che mi faccio male? Perché devo capirlo? Cioè, raga, questo è il rigore netto per Cesari, ecco il rigore netto. Guarda, poi guardiamo le gambe, vediamo se me lo mette a fuoco. Guardate le gambe, oh, come lo tocca, raga. Ma che cosa? Cosa c'è qui? Cosa? Cesari, che cosa vuoi sapere? Cesari, che cosa c'è? Il rigore netto. Hai dato un rigore inesistente, arbitro coglione, perché Suarez in questa partita è la miglior prima punta del mondo. Però Suarez in questa partita, pezzo di merda, si è buttato almeno 6 volte. Fra cui una l'hai ammonito e altre l'hai risparmiato perché non volevi buttarlo fuori. 6 volte, t'ha preso per culo 6 volte, 6 volte non gli ha fischiato niente, perché era un tuffatore. Ma te che questo ti si butta così, toccandosi prima la faccia, poi la capoccia, poi il collo al 94esimo, sì, al 94esimo, al 90, all'88esimo sul 4-1, al 90esimo sul 4-1, ma non ti viene un attimo il dubbio che si stia buttando ancora? No, e infatti è dato un rigore, poi... Ovviamente, raga, il Paris Saint Germain ha fatto una cazzata. Io non c'ho problema. Il Paris Saint Germain ha fatto una cazzata, perché tu non puoi. Ma io comunque lo dico. Però perché bisogna parlare di miracolo quando il Barcellona ha vinto? Sì, 6-1, quindi complimenti. Ma ha vinto. Grazie a 2 rigori. Di cui uno inesistente, l'altro mi hanno detto che c'era, ma comunque sapete che c'è, l'altro, raga, poraccio, mi ha fatto pena, più che altro l'altro è scivolato, ha cercato di rialzarsi, è cascato e poi Neymar si è buttato addosso come sempre, perché Neymar, forte quanto te pare, diventerà probabilmente fra 2 o 3 anni il giocatore più forte del mondo in assoluto, però basta, sempre per terra. Io fossi un arbitro lo butterei sempre fuori ai primi due tuffi, rosso, cioè giallo e rosso, perché è fortissimo. A me mi danno urto questi, perché almeno, che ne so, vedi, uno come Gattuso, uno come Sturaro, uno di quelli che hanno la cazzimma, che sanno di non essere dei campioni a livello qualitativo, ma ci mettono la grinta, magari te se buttano, ok, sì, è sempre scorrettezza, però io a me hanno fatto lo scherzo, capito? Cioè, hanno fatto la giocata, ci ho provato, bla bla bla, ma te che sei campione, sei un campione, sta sempre per terra, ma come Ronaldo, io Ronaldo per quello non lo posso vedere. Poi, raga, ovviamente, opinione mia, opinione vostra, Ronaldo io non lo posso, sta sempre per terra, è un campione, ma sta sempre per terra, cerca il fallo, cerca la cosa e butta, poi dicevo, ho fatto 38 gol quest'anno su punizione, cioè credo, e 50 volte si è buttato, cioè è impossibile. E poi gliele fischiano perché è Ronaldo, a me mi dà proprio fastidio. Ma così come Neymar, che veramente è un tuffatore professionista, io non lo posso vedere, perché qualitativamente fortissimo, qualitativamente un campione, sul campo quando va poi a vedersi, insomma, il lato leale, è una merda. A me queste cose, ragazzi, mi fanno proprio salire, è proprio per crimine.
su Facebook molti mi hanno criticato perché hanno detto: ma non eri sportivo? Raga, c'è una bella... Io non ho mai detto di essere sportivo, e questa è la differenza. Io parlo di calcio, ok? Quando un arbitro va a condizionare l'intera partita, poi il Paris Saint-Germain doveva uscire perché Emery è un coglione, ma quando l'arbitro va a condizionare l'intera partita perché tu dai un rosso, lì, raga, io parlo da esterno, perché se fossi un tifoso del Paris Saint-Germain, lo ribadisco, sentitemi, fossi un tifoso del Paris Saint-Germain, non direi nulla dell'arbitro, ma incazzerei Emery, che ha portato una squadra a prendere 6 gol al Camp Nou. 6 gol! La squadra costruita da milioni e milioni, 6 gol! Ma che scherziamo? Ma incazzerei fino a dopodomani. Fossi un tifoso del Paris Saint-Germain. Visto che sono un tifoso esterno, voglio dire che hanno portato ad arbitrare in Champions League uno che non ha visto un rosso diretto, un rosso certo per Piqué, anche più di un rosso per Piqué, perché doppio giallo non dato, doppio giallo non dato, doppio giallo per Piqué. Un rigore regalato a Barcellona. L'altro rigore, vabbè, c'era. Forse c'era anche un rigore per me, per il Paris Saint-Germain, perché la prende di mano. Poi Cesare ha detto: non so che sei lì, eppure sei lì. Si poggia per terra e quindi non aumenta. Insomma, lui però la palla intanto ha bloccata, però vabbè. E niente, io per questo sono esterno, quindi posso parlare dell'argomento. Non so di parte. Non so, anzi, vi dico di più. Grazie a questi e grazie anche a un'altra giocata che avevo fatto, io sono contento perché il Barcellona è passato e ho preso i soldi. Semplicemente, sono contento. Però se devo essere oggettivo, dico la verità. E questa è la verità. Parlate di miracolo. Io mi ricorderò sempre quella volta in cui c'è stato un Paris Saint-Germain coglione e un Barcellona che alieni quanto mi pare, fino al 90esimo erano 4-1 e non avrebbero mai fatto due gol se non ci fosse stato un rigore. E gli hanno regalato un rigore grazie a un Suarez che si è buttato. Questo è un Suarez che fra l'altro si è buttato 6 volte in tutta la partita e ha sempre protestato. Io questo ho visto. Poi onore al Barcellona che è passato. Onore al Barcellona che è passato e bla bla bla. Io questo ho visto. Fatemi sapere voi qui sotto che avete visto.